È interessante capire cosa fare se ti fa ghosting, cioè se una persona improvvisamente sparisce, perché spesso le malgascione, diciamo, non sanno come gestire diciamo, non sanno come gestire le situazioni in cui soprattutto un uomo magari si dilegua come nebbia al sole. Talvolta dopo aver fatto sesso, talvolta anche dopo non aver fatto sesso. Oppure ci sono anche persone, questo è un dato interessante, che fanno ghosting, cioè spariscono senza neanche averti incontrata. Questo è interessante, no? Perché oggi purtroppo o per fortuna tanti incontri avvengono sulle chat, nelle app di incontri, sulle chat, e quindi bisogna tenere presente che in questi casi non dobbiamo mai innamorarci. Questa è la prima regola. È assolutamente sbagliato innamorarsi quando si incontra una persona sulle app di incontro. Intanto iscrivetevi pure ai canali, seguitemi, fate donazioni al canale, così diciamo, e dando che si riceve, se ricevete qualcosa dai video. Fate una donazione al canale, tranquilli, se invece non ricevete niente, non ritenete che non siano interessanti, non fate donazioni ovviamente, ma se vi ritenete interessanti potete fare delle donazioni al canale. Allora, veniamo quindi al tema. È interessante capire quindi che durante tanti incontri, no, che si fanno durante le chat, nelle chat online, ci sono tante persone che in realtà, non hanno nessuna intenzione di incontrarti, per cui spesso e poi spariscono. Questo perché capita? Beh, sono persone che sono state anche definite, diciamo, attraverso un nome che si chiama allumeuse o allumeur in francese. Che sono persone che, e ce ne sono tante, perché ovviamente ormai le app di incontri, di chat, diciamo, si stanno sviluppando sempre di più e accedono tutto. Anche persone che lo fanno esclusivamente come passatempo, pur essendo impegnati, ma non volendo neanche tradire il partner, o perlomeno tradirlo da un punto di vista fisico, hanno però una necessità, e questo dovete tenerlo bene a mente, che è quella di farvi innamorare, cioè vogliono far innamorare le persone, ma senza un obiettivo, a parte quelli che poi va bene, hanno degli obiettivi diversi, ma questi qua non hanno nessun obiettivo se non quello di darsi un'autogratificazione egocentrica, di gratificare un po' il proprio ego, cioè di dimostrare a se stessi che sono in grado di far innamorare qualcuno. Ma poi loro sono felicemente impegnati, felicemente sposati, felicemente accoppiati e non hanno nessuna intenzione neanche di tradire il partner fisicamente, intendo. E quindi nel momento in cui si rendono conto che l'altra persona, dall'altra parte della chat, diciamo, è coinvolta, è innamorata, spariscono. E il problema è che ci sono dei fessi o delle fesse che si innamorano veramente. Ecco, quindi tenete una regola. Allora, se tu incontri un uomo in chat e questo dopo 2, 3, una settimana di chat non ti chiede un incontro, non ti chiede di vederti, lascia perdere assolutamente, perché si vede che non ha nessuna intenzione di coinvolgersi con te. Non ha assolutamente nessuna intenzione di coinvolgersi con te. Non gli frega niente di coinvolgersi con te, non ha veramente nessuna intenzione. E questo è un fatto, ringrazio Joè. E questo è un fatto fondamentale, questo dovete tenerlo presente, perché è veramente un fattore fondamentale. Quindi se ho una persona o si coinvolge subito o non si coinvolge più. Se non ti chiede un incontro, diciamo,
entro una settimana, non te lo chiede, difficile che te lo chieda, insomma, ma puoi aspettare 2 settimane, 3 settimane, ma poi diventa semplicemente una persona che ha semplicemente voglia di passare del tempo, ha semplicemente voglia di, come possiamo dire, divertirsi, tutto lì, non ci sono altre possibilità. E quindi quello che io ti consiglio è quello di lasciare assolutamente perdere. Devi imparare a lasciare assolutamente perdere, perché rischi di invaghirti, rischi di innamorarti, anche se è abbastanza, come dire, inusuale che questo succeda, però diciamo che la frequenza è abbastanza alta. Nel frattempo iscriviti al canale, fai donazioni al canale. Così dimostri che sei interessata, quindi vai a fare donazione al canale e andiamo avanti. Quindi questo è fondamentale. Se tu incontri una persona via chat, deve essere avvenire un incontro rapidamente. Poi fai attenzione alle persone, se no è probabile che sparisca. E le persone che spariscono via chat, tieni presente che ritorneranno. Perché non essendo coinvolti, giocano. Devi imparare tu a giocare e non a farti vinculare. Devi essere importante, devi capire, diciamo, saluta Caterina, devi capire che questo è un punto fondamentale. E purtroppo invece ci sono tantissime persone che si innamorano anche di perfetti sconosciuti, che non conoscono neanche, col quale hanno scambiato dei messaggi. Allora, quindi, se una persona sparisce via chat, intanto sei stata tu, diciamo, come dire, non dovresti neanche farci caso, perché è assolutamente vietato coinvolgersi con persone che, non ti, che neanche conosci. Questo, ringrazio Caterina, questo è assolutamente vietato. Se tu lo fai, vuol dire che sei eccessivamente bisognosa, vuol dire che sei eccessivamente bloccata su quelle che sono le tue necessità, su quelle che sono le tue urgenze, su quelli che sono i tuoi bisogni fondamentali. Per cui devi imparare a eliminare completamente queste abitudini. Quindi quando incontri una persona via chat o la incontri diciamo, avviene subito rapidamente un incontro, oppure non ci sono altre possibilità che tu possa portare avanti una relazione. E come agire? Bisogna assolutamente dare indifferenza. No, se una persona sparisce via chat, tu devi fargli una X sopra e non devi saperne più assolutamente niente, non devi assolutamente sapere più niente di questa persona, deve completamente sparire, deve completamente essere eliminata totalmente dalla tua vita, ma non devi perderci più un secondo di tempo, non ci devi perdere neanche un millesimo di secondo, perché ogni secondo che passerai con questa persona sarà un secondo perso. Sarà un secondo bruciato, sarà un secondo. Ringrazio Caterina, grazie Caterina, grazie tante. Sarà una persona che devi completamente annientare, annullare dalla tua mente. E invece purtroppo esiste chi si accaponisce. Perché ci sono persone che si invaghiscono via chat? Perché ci sono persone che si innamorano via chat? Questo nasce dal fatto che ormai viviamo in un'epoca in cui purtroppo c'è tanta solitudine. Ci sono persone, ci sono veramente tantissime persone che sono sole, ci sono veramente tantissime persone che sono pur magari essendo delle belle donne, essendo anche donne interessanti, tendono a vivere una solitudine estremamente marcata, estremamente forte, per cui sono in situazioni in stato di bisogno, e chi è in stato di bisogno si coinvolge anche su persone che assolutamente non meriterebbero questo.
Diverso è il discorso se una persona via chat, che tu conosci via chat, ti vuole incontrare. Anche qua bisogna fare attenzione che quando incontri una persona via chat, che è uno sconosciuto, devi renderti conto una cosa. Qua qual è l'errore che fanno molte donne quando incontrano una persona conosciuta via chat? Magari con la quale hanno chattato 2 mesi, magari 1 mese, magari 15 giorni, che gliela danno subito. Cioè, io ho sentito diverse volte questo discorso. E vabbè, ma come facevo a non dargliela? Come facevo a non dargliela? Se, diciamo, abbiamo chattato per 2 o 3 settimane di fila. Questo sta il problema, che una tattica dei seduttori seriali è quella di chattare contemporaneamente, perché la chat ha una capacità di essere sviluppata in modo seriale, talvolta anche con messaggi copia e incolla, ma anche se non fanno messaggi copia e incolla, diciamo che la chat costa comunque poco farla, e ci sono persone che chattano magari con 4, 5, 6, anche 10 donne contemporaneamente, e poi al giro se le vedono tutte, una alla volta, e queste gliela danno subito alla prima. Perché? Per quale motivo? Perché credono di essere le uniche, credono che questo sia coinvolto e quindi non mettono nessun vincolo. E poi immancabilmente questi spariscono subito dopo. Perché ovviamente il loro obiettivo era, il loro scopo era proprio lo scopo, diciamo, no? Ed è una buona tattica che io suggerisco anche a chi vuole sedurre, no? Ai maschi seduttori soprattutto, ma anche alle donne, no? Sedurre via chat mantenendo tante chat in parallelo è comodo, no? Perché poi vai, come dire, prima semini, tanto sprechi poco tempo a seminare, poi dopo quando diciamo raccogli. Poi c'è il discorso delle videochiamate in chat. Allora, il discorso delle videochiamate è un po' ambivalente, perché allora il discorso è: una persona conosciuta in chat o la conosci entro 2 o 3 settimane massimo, da 1 a 3 settimane, oppure lascia perdere, guarda oltre. E diceva: vabbè, ma abitiamo lontano. E beh, abitiamo lontano che vuol dire? Come se poi questo manco lo fa le videochiamate. Le videochiamate va fatta una volta giusto per vedere chi hai davanti. Perché alle volte mettono foto farlock, eccetera. Non cadere nella tentazione di fare le videochiamate erotiche, diciamo, perché allora, come dire, poi lo farei scappare di sicuro, una volta che è soddisfatto anche in questo modo. Quindi, bisogna tenere presente, queste strategie fondamentali. Negli incontri via chat ci sono queste regole. E quindi, quando incontri una persona via chat, che poi lo incontri dal vivo, devi proprio focalizzarti sul fatto che quella è la prima volta che la vedi, perché un conto è l'immagine virtuale, l'immagine scritta, un conto è l'immagine reale. Quindi non prendere come fattore di conoscenza tutto il discorso virtuale, ma la tua conoscenza parte dal reale, dal primo appuntamento. Quindi devi assolutamente evitare di darla subito al primo appuntamento e vedere cosa fa questa persona. Però ti suggerisco di evitare di perdere tempo, di evitare di perdere troppo tempo. Chi vedi che dopo 2 o 3 settimane non ti chiede di uscire, non ti chiede di vederti, lascia perdere, cancellalo immediatamente perché sono solo perdite di tempo. Quindi quando una persona sparisce via chat, le motivazioni sono queste. E quando una persona non ti vuole incontrare, probabilmente è una lumeuse, una lumeur, e quindi uno di quelli che vuole semplicemente gratificare il suo ego, dimostrare a se stesso che è capace di sedurre, che è capace di far innamorare. Però poi è tranquillamente impegnato, ha tranquillamente una compagna, una moglie, con la quale sta benissimo e si diverte soltanto. La chat rappresenta un passatempo, diciamo, niente di più. Quindi attenzione a non innamorarsi, ovviamente. Nel frattempo, ovviamente iscriviti al canale,